Oggi ho una comunicazione importante da farvi. Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha scoperto che 12 ettari di terreno sono gravemente contaminati. Parliamo dell'area del comune di Carpiano, con contaminazioni che pervadono anche l'area pavese. Questi 12 ettari di terreno a tutt'oggi coltivati contengono sostanze tossiche come la diossina, in alcuni punti superiore a oltre 25 volte i valori di legge, sostanze genotossiche che alterano il DNA e provocano quindi tumori, metalli pesanti di ogni genere. E chi dice questo? Lo dicono non uno ma ben due rapporti dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che già nel 2007 denunciò come lo stato di contaminazione di questi terreni metteva seriamente in pericolo la salute dei cittadini e l'ambiente. Un secondo rapporto ISPRA nel 2011 fu commissionato proprio da Regione Lombardia. ISPRA confermò il grave stato di contaminazione, ma a tutt'oggi le istituzioni sapevano e non hanno fatto nulla. Il Movimento 5 Stelle non è come le altre forze politiche. Noi abbiamo studiato, verificato e denunciato in un'interrogazione in cui ora chiediamo un intervento immediato e urgente a Regione Lombardia, perché deve essere dato l'ordine di bonifica di quei territori, deve essere vietata la coltivazione di quelle terre, deve essere vietata la commercializzazione dei prodotti agricoli che vengono fuori da quelle terre.